Aggendole. Io credo che questo quarto comma sia davvero il segnale, la cartina di tornasole di quanto questo provvedimento, partendo da presupposti che non sono del tutto ingiustificati, corra il rischio di diventare per il fulcro di uno Stato, cioè la pubblica amministrazione, una sorta di tragedia dal punto di vista giuridico. Io penso che una forte alamo del diritto non sia consentita. E noi dobbiamo evitarla eliminando anche questo quarto comma di questa norma. Voteremo ovviamente a favore. Grazie collega Sisto. C'è qualche altro deputato che vuole intervenire su questo emendamento? No. 1.40 Brunetta, parere... chiedo scusa, 1.45 Brunetta, parere contrario Commissione e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Colaninno, Capozzolo, ci siamo? Mi pare che abbiano votato tutti, sì, no, Civati, Zaratti, qualcun altro non riesce a votare, Piazzoni. Ci siamo? Sì. Dichiaro chiusa la votazione. 99 favorevoli, 341 contrari, la Camera respinge. Adesso andiamo direttamente a pagina 19 con l'1.191 Ferranti, su cui insiste una riformulazione. Chiedo alla collega Ferranti se accetta la riformulazione o in ogni caso... Sì, si accetta la riformulazione, bene. Allora, il parere è favorevole, non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione sull'1.191 Ferranti. Duva. Placido. Pisano. Pisano ancora non ha votato. Formisano sta andando a votare, lo aspettiamo. Coccia. Aspettiamo la collega. Lattuca ha votato. Bene, mi sembra che abbiano votato tutti. Ferranti, aspettiamo la Presidente e chiudiamo. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 392 favorevoli, 52 contrari, la Camera approva. Adesso andiamo direttamente a pagina 21, 1.69 Brunetta. Tutti quelli che abbiamo saltato è perché sono preclusi da votazioni di emendamenti precedenti oppure non segnalati. Quindi siamo all'1.69 Brunetta, i pareri sono contrari, a pagina 21 ci sono interventi. Sisto, prego. Grazie Presidente. La aggiunta delle parole «fermo quanto previsto dai commi precedenti» all'inizio del quarto comma, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22, serve semplicemente a stabilire che le norme, le regole che sono state delineate
hanno comunque vigenza indipendentemente dalla perentoria affermazione del quarto comma. Quindi a noi sembra utile, per l'evidente principio che in clalis non fit interpretatio, cioè dove c'è chiarezza non c'è interpretazione, o comunque vengono eliminati i rischi di un'interpretazione che non sia collimante con quello che il legislatore ha voluto scrivere, insistiamo per il voto favorevole su questo emendamento. Grazie collega Sisto. Ci sono altri interventi? No. Dichiaro aperta la votazione. Siamo sull'1.69 Brunetta. I pareri sono contrari. Marzano. Franco Bordo. Ci siamo? No. Aiello. Colaninno sta votando. Ecco, ha votato. Aiello lo aspettiamo che ha votato. Mi se Antimo Cesaro. Pilozzi ha votato. Antimo Cesaro ha votato. Hanno votato tutti. D'Incecco. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 103 favorevoli, 340 contrari. La Camera respinge. 1-5.